Momento davvero particolare per Benedetta Parodi. Questa volta è successo qualcosa di spaventoso. Si parla di una caduta rovinosa e molto grave. Il 2024 è stato un anno ricco di impegni per Benedetta Parodi, ma anche di notizie che l'hanno resa una delle protagoniste più chiacchierate del gossip. Recentemente, però, un evento ha colto di sorpresa non solo i fan, ma anche il popolo del web. Nei mesi scorsi, infatti, Benedetta Parodi è stata spesso al centro della scena per il percorso fatto dal marito Fabio Caressa e dalla figlia Eleonora davanti alle telecamere di Pechino Express. La conduttrice e cuoca ha cercato di sostenere entrambi durante il loro percorso, nonostante le critiche arrivate dal pubblico a seguito di alcuni eventi che hanno coinvolto anche Damiano Carrara, giudice del programma di Bake Off Italia. Inizialmente si era parlato anche di una possibile rottura di amicizia e collaborazione tra il pastry chef e la cuoca, ma il gossip è stato prontamente smentito, portando immenso sollievo ai fan di entrambi. Purtroppo, questa volta sembra essere successo davvero qualcosa di molto grave per Benedetta Parodi, motivo per cui i riflettori dei media sono tutti puntati su di lei. Caduta inaspettata per Benedetta Parodi. In queste settimane, Benedetta Parodi non è stata solo impegnata nella realizzazione di vari impegni lavorativi in vista della nuova edizione di Bake Off Italia, ma ha cercato di godere appieno delle vacanze estive trascorse al fianco della madre e della sua famiglia, con accanto il marito Fabio Caressa. In questo frangente, Benedetta Parodi ha continuato a preparare le sue fantastiche ricette, condividendo i video sulla pagina Instagram ufficiale, seguita da un cospicuo numero di fan e appassionati del suo metodo di cucina. Nonostante l'affetto e il seguito, questa volta per Benedetta Parodi si parla di una caduta rovinosa, un errore talmente grave che sta facendo discutere il web. Tutto colpa di una parmigiana. Benedetta Parodi travolta dalle critiche. Nel mirino del ciclone troviamo la ricetta della parmigiana di Benedetta Parodi. La cuoca ha omesso subito alcuni procedimenti molto importanti. Le sue melanzane non vengono messe sotto sale, perché usa solo quelle fresche e molto tenere, quindi durante la cottura non diventeranno amare. Non aggiunge olio al sugo di pomodoro durante la preparazione perché ce ne sarà già in abbondanza all'interno delle melanzane, le quali verranno rigorosamente fritte. Nonostante il suo metodo certosino nella preparazione della ricetta, ecco che arrivano una lunga serie di commenti al post di Benedetta Parodi da parte di un pubblico insoddisfatto per la preparazione della sua ricetta. Tra i tanti commenti presenti, infatti, alcuni recitano critiche molto amare come le seguenti. Le melanzane non si mettono sotto sale solo per togliere l'amaro, ma perché così assorbono molto meno olio, mi dispiace Benedetta. Nel sugo un po' di olio ci sta. Una lunga serie di messaggi arrivati come un fulmine a ciel sereno, ma che non trovano una reale risposta da parte di Benedetta Parodi, la quale sicuramente replicherà presto la ricetta della parmigiana tenendo conto di tutti gli appunti che le sono stati fatti.